Buonasera, sono 19:11. Facciamo l'appello. Alfano Sonia. Presente. Ferro Mafalda. Presente. Amato Vincenzo. Presente. Zoccola Giuseppe. Presente. Sica Maria. Assente. Barbarito Francesco. Presente. Alfano Mariano. Presente. Cioffi Leandro. Presente. Di Martino Luigia. Presente. Aglievo Gennaro. Assente. Di Fiuro Federica. Assente. Sica Luigi. Zoccola Massimo assente, 3, 4, 5. Presidente 9 presente e 4 assente, potete iniziare. Buonasera a tutti, allora diamo inizio a questo Consiglio Comunale. Premettiamo che il Consiglio originariamente era stato convocato per ieri, solo che a seguito di una nota che è stata protocollata dai consiglieri Aievoli, Di Muro e Zoccola, i quali contestavano le modalità di convocazione della seduta consiliare in quanto l'ordine del giorno è stato comunicato senza il rispetto dei 5 giorni prima della seduta, ne chiedevano la riconvocazione. Che cosa è successo? Che fondamentalmente nella convocazione era scritto che era una sessione ordinaria, anche che chiede appunto il nostro regolamento 5 giorni prima, anche se in realtà si intendeva straordinaria perché non c'erano dei punti ovviamente che prevedessero la convocazione ordinaria. E anche quindi se c'era questo errore meramente materiale, insieme al segretario e alla sindaca, ieri abbiamo tenuto comunque consiglio, seduta che è andata deserta, e abbiamo deciso di riconvocarlo in seduta straordinaria d'urgenza per quest'oggi alle ore 19, perché si poteva fare 24 ore dopo, e quindi per questo c'è stato, diciamo, questo slittamento. Do lettura che comunque è arrivata una PEC anche per, in risposta, diciamo, alla convocazione, sempre firmata dai consiglieri di minoranza Aievoli, Di Muro e Zoccola, i quali, sintetizzo velocemente, contestano in quanto a loro dire non ci sono argomenti all'ordine del giorno trattati in sessione straordinaria. E quindi per questo fondamentalmente dicono che loro non sarebbero stati presenti alla seduta odierna. Anche qui do la parola alla sindaca, semmai, per precisare. Allora, loro fanno una comunicazione che secondo loro alcuni argomenti trattati all'ordine del giorno di oggi dovessero essere diciamo trattati in un consiglio comunale a convocazione ordinaria. Dobbiamo dire che l'unico diciamo obbligo che c'è per il consiglio comunale in sessione ordinaria è per quanto riguarda il bilancio pluriennale, il bilancio consolidato. Diciamo il regolamento parla chiaro. Io attesto per l'ennesima volta che i consiglieri di minoranza, pur di non confrontarsi in consiglio, preferiscono trovare scusanti per non essere presente all'assise, perché ci sono, poi vedremo nei punti successivi, alcuni punti che riguardano le modalità di svolgimento del loro ruolo di consigliere comunale. E non tanto, devo dire, che probabilmente non hanno neanche compreso i consiglieri Di Muro e Zoccola, ma Aievoli ha compreso bene che un punto in particolare riguarda lui. Poi nel consiglio, diciamo durante la seduta del consiglio, mi spiegherò meglio. Quindi mi dispiace constatare che per l'ennesima volta si sottrae al confronto nella massima assise di un territorio che è quello del Consiglio Comunale, preferiscono mandare le PEC contestando le convocazioni, trovando i cavilli burocratici. Poi oggi stavano sul territorio che giravano, quindi non avevano neanche altro da fare. Quindi mi dispiace per l'ennesima volta constatare la mancanza, diciamo, del confronto che dovrebbe avvenire in Consiglio Comunale. Fatta questa premessa, passiamo al primo punto, all'ordine del giorno. Esame e approvazioni verbale, seduta precedente del 30 luglio 2024. Con le stesse posizioni approviamo, sì. Con le stesse posizioni della volta scorsa. Possiamo andare al secondo punto all'ordine del giorno. Bilancio consolidato, esercizio 2023, presa d'atto dell'inesistenza di enti o società partecipate da consolidare. Parola alla sindaca. Vabbè, come sapete è un atto dovuto da effettuare in consiglio comunale, non abbiamo nessuna partecipata da consolidare.
quindi è soltanto una presa d'atto appunto dell'inesistenza di enti e società partecipate da consolidare. Le enti e le società partecipate sono sempre le stesse, quelle ormai da anni che teniamo, e quindi diciamo constatiamo l'inesistenza appunto di questo. Quindi chiediamo un voto favorevole. Qualcuno vuole intervenire? Chi è favorevole? Chi si astiene? Zero contrari. Passiamo al terzo punto. Anche qua immediata esecutività. Sì, anche l'immediata. Sulle stesse posizioni. Sì. Terzo punto all'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 e successive modifiche, anno 2023 provvedimenti. Parola alla sindaca. Appunto è la stessa, è una presa d'atto con le stesse, abbiamo le stesse società come ho detto prima, e non è cambiato nulla, quindi chiediamo appunto un voto favorevole in tal senso per la revisione appunto periodica delle partecipazioni. Come sapete sono Ausino, l'ex consorzio, che sono quelle che abbiamo le quote un po' superiori all'1%, le altre invece sono tutte inferiori all'1%, quindi sono, possiamo dire, quasi irrilevanti. Quindi vi chiediamo voto favorevole per questo. Interventi? Passiamo alle votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche qua immediata esecutività sulle stesse posizioni. Passiamo quindi al quarto punto, bilancio di previsione 2024-2026, terza variazione per riallineamento previsioni di cassa, ai sensi dell'articolo 175, comma 5 bis, lettera D, decreto legislativo 267 del 2000. Comunicazione, adozione delibera di giunta comunale numero 125 del 3 settembre 2024. Parola alla sindaca. Chiediamo l'approvazione appunto dell'adozione della delibera, diciamo, della giunta comunale numero 125 del 3 settembre, che prevede appunto uno spostamento in entrata e in uscita, quindi un riallineamento delle previsioni di cassa di circa 6.000 euro. Quindi chiediamo, diciamo, un voto favorevole per questo. Una presa d'atto, sì. Interventi? Ok. Favorevoli? Contrari? È un astenuto. Anche qua immediato esecutività sulle stesse posizioni. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile in attuazione dell'articolo 35,1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 numero 1. Dammi un attimo perché dobbiamo dire. Allora, il punto proprio mi serve, perché sì, dobbiamo portare una modifica. Appunto portiamo all'ordine del giorno l'approvazione, la costituzione possiamo dire del gruppo comunale di volontariato di protezione civile. Portiamo il regolamento, sia il regolamento sia la manifestazione poi di interessi che dobbiamo fare a favore della comunità per chi vuole diciamo partecipare a questo gruppo di volontariato. L'unica cosa che all'interno della proposta che abbiamo portato all'attenzione del Consiglio c'è un refuso per quanto riguarda che cosa? Non ha questo, ah, quell'altro là. Ah, allora questo, vabbè, no, sì, questo è per la sede, no? Le sede sono quelle, ok. Allora è l'altro, sì. No, non c'è nessun refuso, quindi chiediamo soltanto l'approvazione del regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile. Ha chiesto di intervenire l'assessore Amato. Allora, con l'approvazione di questo regolamento, che vi leggo alcuni punti, si va a costituire, come diceva il sindaco, il nucleo locale di protezione civile. Questo è un organo molto importante per il nostro territorio. Vi leggo alcuni obiettivi e alcune modalità operative di questo organo. Infatti sarà di supporto al nostro territorio, al comune, soprattutto per gli eventi emergenziali di protezione civile, per l'attività ed eventi a rilevante impatto locale, per l'attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza,
all'attività di addestrativa e formativa, funzionale all'attività di protezione civile, all'attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio e all'attività e ad iniziative di raccolta fondi. Il nucleo civile di nucleo locale di protezione civile poi ci permetterà di partecipare anche dei finanziamenti previsti sia dalla Comunità Europea sia dalla Regione Campania per quanto riguarda la fornitura sia di attrezzature che di autoveicoli per quanto riguarda sempre il nucleo di protezione civile. A seguito dell'approvazione del regolamento sarà pubblicato un avviso pubblico per quanto riguarda la raccolta delle adesioni. Allegate possono partecipare tutti i cittadini del territorio, anche i non residenti e anche i minorenni dai 16 ai 18 anni autorizzati dai genitori. Grazie. Ulteriori interventi? Passiamo allora anche qui alle votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività sulle stesse posizioni? Ok. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Conferimento cittadinanza onoraria ai signori Vittorio Fasulo e Bill Sallurday. Parola alla sindaca. Allora, proponiamo due cittadinanze onorarie che ci sono state proposte appunto attraverso il Dipartimento Cultura, ma ci sono state proposte proprio dalla cittadinanza di San Cipriano. Una è per Vittorio Fasulo, che è una persona che è residente in Gran Bretagna ed viene tutti gli anni qui sul territorio perché come sua patria ha eletto San Cipriano, è molto legata a San Cipriano, collabora con le associazioni locali e quindi anche la cittadinanza ha sentito il dovere di riconoscere a lui, proprio per l'amore che ci mette per questo territorio, di riconoscere la cittadinanza a lui, la cittadinanza onoraria. L'altro invece è Sallurday, che dobbiamo dire che ha degli antenati sancipranesi, ma fa ancora un lavoro ancora più, diciamo, possiamo dire importante. Fa sì che tutti coloro, gli americani che hanno discendenti, appunto, che hanno antenati sancipranesi, vengono qui a visitare il territorio e vengono a conoscere le proprie radici e ricostruisce l'albero, come mi suggeriva il presidente, genealogico della famiglia. Quindi fa un lavoro non indifferente, portando appunto le persone che probabilmente hanno dimenticato in America le proprie radici, le riportano qui a San Cipriano. Abbiamo avuto diversi visitatori infatti sul territorio che sono venuti attraverso questo studio a ritrovare i propri parenti qui a San Cipriano. Quindi è una persona che porta comunque lustro a San Cipriano in America e anche lui stesso è venuto già mi sembra due volte qui sul territorio. Quindi noi ci siamo sentiti in dovere innanzitutto di riconoscere questo sentimento che c'è all'interno della comunità sancipranese, ma ci siamo sentiti anche in dovere di riconoscere questo spirito di amore e attaccamento per il territorio che hanno entrambi e quindi riconoscere a loro la cittadinanza onoraria. Quindi vi proponiamo le due cittadinanze, il conferimento delle due cittadinanze onorarie a Vittorio Fasulo e a Bill Sallurday. Interventi? Passiamo alle votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Okay. Immediata esecutività. Astenuto, sì. Sulle stesse posizioni. Passiamo al settimo punto, regolamento per l'effettuazione di pubblici spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni temporanee. Approvazione. Parola alla sindaca. Allora, proponiamo appunto il regolamento per l'effettuazione di pubblici spettacoli, intrattenimento e manifestazioni temporanee. In questo caso dovremmo modificare l'articolo 4, il titolo dell'articolo 4 del regolamento. A posto del campus universitario appunto scrivere Politeama e edifici scolastici, e all'interno dello stesso, che è un refuso diciamo del regolamento
appunto inviatoci, modificare, appunto togliere il rifuso nell'articolo 4 campus universitario, scrivere sempre edifici scolastici ed eliminare sempre nell'articolo 4 nello stesso luogo nell'anno solare possono essere organizzati massimo numero 6 eventi, quindi eliminare questa dicitura nell'articolo 4 del regolamento. Il regolamento serve a normare, sapete bene che fino a 3 anni fa non esisteva qui a San Cipriano la commissione, non era stata istituita la commissione spettacolo, mentre gli altri comuni già era attiva da tempo. Siccome ci siamo trovati su diversi eventi, sia organizzata la stessa Sagra della Castagna, ma poi dalla Proloco e via dicendo, abbiamo avuto sempre problemi per quanto riguarda la sicurezza, per tutelare innanzitutto non solo gli eventi, ma per tutelare le persone e per tutelare innanzitutto le stesse associazioni che svolgevano l'evento, perché ricordiamoci che le associazioni e gli associati in maniera gratuita svolgono gli eventi, e quindi noi cerchiamo anche di tutelare normativamente loro nell'organizzazione dell'evento. Abbiamo appunto previsto un regolamento che in maniera chiara dica a chiunque voglia svolgere un evento sul territorio qual è diciamo la prassi da seguire. È la prima cosa che ho fatto quando è arrivato qui il nuovo responsabile appunto dell'ufficio tecnico, ho chiesto di normare tutta la situazione in modo che qualsiasi associazione o privato e via dicendo voglia organizzare sul territorio un evento sappia come si deve comportare in maniera chiara e lineare, in modo da eliminare qualsiasi equivoco, e quindi abbiamo appunto portato in consiglio la proposta di questo regolamento. Interventi? Parola al consigliere Sica. Allora, questo regolamento chiaramente arriva in consiglio comunale, queste modifiche, il momento storico del nostro paese dove si sta facendo un po' dal punto di vista tecnico un casino sulle procedure per le autorizzazioni, feste pubbliche, feste di chiese, associazioni e tutto quanto. Io penso che questo regolamento vada adeguato in modo serio, e ci sono tante cose che io sottopongo al consiglio. Voi parlate di imprese in un giorno e poi contro legge dite che l'attività oggetto di scia si inizia dopo 20 giorni. La normativa, la legge dice che l'attività oggetto della segnalazione certificata della scia può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Pertanto io penso, perché essere cavillosi oppure fare il titolo impresa in un giorno e poi posticipare l'inizio di ogni attività 20 giorni, cioè non si capisce questo. E poi proprio Giorgia Meloni al 31 dicembre 2024 ha fatto una proroga dove tutte le attività, qualche assessore non sapeva, che tutte le attività fino a 2000 partecipanti, io lo so perché ho fatto parte anche della commissione a Salerno, sono attività che vanno solo con scia, e nella scia, come voi avete scritto, c'è bisogno di tutto quello che c'è bisogno, il luogo dove si svolge, il numero di spettatori previsti, perché i maghi non li facciamo, e chiaramente l'orario dalle 20 di sera all'una, che voi avete ristretto alle 24, contro la legge che ha prorogato Giorgia Meloni, fino al 31 dicembre 2024, ma sembrerebbe che questa sia la normativa, perché siamo usciti dal Covid, dalle 200 persone, il Covid che non voleva tutti questi restringimenti. Pertanto io vedo che se c'è una modifica a questo regolamento, e ci dobbiamo chiarire, perché vale per tutte le associazioni di San Cipriano, dalla Sagra della Castagna all'associazione, all'ultima associazione che può essere costituito, o al comitato parrocchiale di Filetto di Campigliano, che ad oggi, la normativa ad oggi, poi può darsi che a gennaio 25 possono passare a 2100 persone o a 200 persone, oggi dicono che tutte le feste organizzate in piazza fino a 2000 persone c'è bisogno di una scia. Qualcuno parlava che ci voleva un piano di sicurezza,
qualcun altro ancora parlava, non so di che cosa ci voleva la commissione, fino a 2000 persone, questa è la normativa che ve la posso anche consegnare, c'è bisogno solo di una segnalazione certificata, dove un tecnico fa una relazione e dice è prevista per questa manifestazione 1500 persone, allega una planimetria, allega le vie di fuga, tutto quanto, ma fare un piano di sicurezza è tutt'altra cosa. Mi dovete dire, in questo regolamento o nella legge nazionale, dove sta scritto che fino a 2000 persone oggi io devo presentare un piano di sicurezza? Significherebbe che noi stiamo dicendo alle associazioni di San Cipriano Picentino, dalla Sagra della Castagna alla Festa dell'Uva al Comitato Parrocchiale di Campigliano, andate da un tecnico, spendete 2000 euro, perché per fare un piano di sicurezza ci vogliono dai 1500 ai 3000 euro, dipende. E voglio dire, dobbiamo spendere questi soldi quando la legge non lo prevede. La legge vede che si fa una scia, dove si indica il luogo dove si fa la manifestazione, si indicano i presunti avventori, quelli che arriveranno in quella manifestazione, e si dice che cosa è quella manifestazione. Ci sta Pasquale, Nicolo o questo. Hanno snellito. Se voi leggete quello che ha scritto nel milleproroghe la Meloni, dite che bisognava snellire, prorogava il termine al 31 dicembre 2024. Noi ci abbiamo in questo regolamento, domani mattina che sarà esecutivo, che mi dice che io lascio fino a 200 persone. Se io faccio una manifestazione a 400 persone, devo attenermi al regolamento, alla legge nazionale. Vale il regolamento, vale la legge nazionale. Io penso che valga la legge nazionale. E questo non è che siamo in un'area di polemica, a me non mi interessa la polemica, mi interessa che si fa la Sagra della Castagna, si fa la Festa di San Francesco, si è fatta la Sagra dell'Uva e del Vino in modo eccellente. Mi interessa che il territorio ha una promozione, perché se ci sta una festa, no, ma... lavorano tutti i commercianti, ci sono le giostre per i bambini, ci sta tutto. Non è che noi siamo a favore dello snellimento e di far fare queste attività. Chiaramente dice le responsabilità. Ma le responsabilità sono di chi fa la scia, di chi la firma. Se noi prevediamo 1700, 1800 persone, 1900 persone, siamo anche coscienti di mettere un servizio di sicurezza e cercare di bilanciare questi. Non è che arrivano e mettiamo in una piazza 5000 persone, cioè non so se è chiaro, perché poi ci sono gli organi di polizia che devono fare il controllo e che vanno a controllare se in quella piazza noi facciamo 5000 persone, ma non si fa un pregiudizio. Qua praticamente ci vengono, non ci vengono, vengono, non vengono. Se piove non vengono nessuno, che dobbiamo scrivere nel piano di sicurezza? E se piove non viene nessuno. Allora io dico, questo regolamento dove ci si dice impresa in un giorno, io l'attività la presento e non la posso attivare subito, la devo fare da 20 giorni, mi dovete dire qual è la motivazione. Se la legge nazionale dice io presento la scia e inizio l'attività. E poi per quanto riguarda gli avventori, perché con la scia 200 e non 2000? Se ci sta una norma transitoria che la Meloni ha fatto nel milleproroghe che fino a 2000 persone c'è bisogno della scia, in questo regolamento, in questo momento, in questa fase, perché noi non lo sanciamo? Poi voglio dire, la legge nazionale che prevede arriverà di nuovo a 200, voglio dire, sarà di nuovo adeguata a 200, sarà 3000? Sarà 3000, ma da quello che mi dicono da qualche amico al Ministero dell'Interno, che questa sarà la proroga anche per il 25, i 2000, però noi ci troviamo con un regolamento che una parte dice 200 e un'altra parte dice 2000. Questo è quello che io mi sento di dire, ma non senza nessun animo di polemica, ma è solo per cercare a dare polso a tutte le associazioni che lavorano in modo gratis e fanno promozione del territorio. Questo è quello che io, poi mi riservo di ribattere. Parola alla sindaca. Allora, io veramente delle volte mi trovo paradossalmente di stare su un altro territorio. Io 5 anni ho svolto il ruolo del sindaco e probabilmente l'ho svolto in un altro territorio. Secondo me il mio sindacato è stato quello dove si sono potute effettuare tutte le feste possibili e immaginabili, tutte, di tutte le associazioni, a favore, contro, di tutte, perché... A differenza di altri, io svolgo il ruolo di sindaco indipendentemente dalle convinzioni personali, in maniera oggettiva e obiettiva, nei confronti di tutte le associazioni del territorio, perché a me
interessa il bene del territorio. Chi fa il bene del territorio ha tutto il mio pieno appoggio, quindi nel sbrigare le pratiche, nel fare le manifestazioni. Infatti nessuna manifestazione è stata mai non fatta sul territorio di San Cipriano Picentino. Anzi, questa amministrazione per qualsiasi evento si è messa in piena collaborazione con le associazioni e ha aiutato le associazioni a sbrigare tutte le pratiche possibili e immaginabili affinché la manifestazione avvenisse. Detto questo, il regolamento che oggi noi approviamo all'articolo 8 parla del rinvio, parla del rinvio alle norme gerarchiche sovranazionali. Questo è un regolamento che logicamente vale per il Comune di San Cipriano Picentino, ma sappiamo pure gerarchicamente e normativamente quali norme valgono, e lo dice nell'articolo 8. Oggi c'è una nota del Ministero dell'Interno di luglio, mi pare, che siamo venuti a conoscenza, io sono venuta a conoscenza a breve, che porta fino a 2000 diciamo persone appunto la scia rispetto a quanto abbiamo fatto per esempio la Sagra della Castagna, che abbiamo dovuto effettuare la commissione di vigilanza allora. Detto questo, non trovo, diciamo, quest'area dall'approvazione di un regolamento un modo ostativo nei confronti delle associazioni, ma anzi noi stiamo ponendo delle regole chiare nei confronti delle associazioni, di dire: voi volete fare una manifestazione, io penso che 20 giorni prima uno già abbia l'idea di che manifestazione vuole fare, e quindi di presentare le carte, di stare tutti quanti tranquilli, sia in particolar modo l'associazione, ma tutti quanti il territorio, perché quando si fa una manifestazione si vanno a inficiare anche i diritti altrui di chi non partecipa alla manifestazione, quindi è anche giusto che ci sia un rispetto generale. Quindi io, quando ho proposto questo regolamento, è proprio per dare chiarezza a chi vuole svolgere un evento, vuole effettuare un evento a San Cipriano, che normativa c'è applicare. Logicamente esistono norme sovranazionali, noi abbiamo avuto durante il Covid decreti su decreti in continuo cambiamento, è logico che quelle vanno a modificare, sono sovracomunali e si applicano rispetto al regolamento DIRN. Oggi c'è una norma sovranazionale, si applica quello fino a 2000, come dicevi tu, come diceva il consigliere Sica, cioè si applica quello, ma questo regolamento non va assolutamente a vincolare ed a vietare nessuna manifestazione, anzi va a far sì che si svolgono in maniera tranquilla, corretta sul territorio, nel rispetto della libertà di tutti, delle associazioni che svolgono l'evento, ma anche di chi l'evento non gli interessa e vuole vivere tranquillamente sul territorio, e ci deve essere rispetto anche per loro. Quindi io non trovo, non c'è stato nessun caso, penso, 6 anni di amministrazione che sono state io sindaco, dove una manifestazione non si sia svolta. Anzi, abbiamo messo sempre, abbiamo aiutato le associazioni, e penso che le associazioni sono testimoni, nel organizzare qualsiasi evento in sicurezza per tutti in generale, perché quando si fa un evento non riguarda solo l'associazione, ma come riguarda l'intera popolazione. Quindi io non so perché questo appunto in maniera precisa e puntuale, diciamo, su un fatto che questa amministrazione vuole vietare il fare delle manifestazioni, perché i dati poi, il dato di fatto è tutt'altro, che anzi le associazioni su questo territorio, a differenza di altri territori dove le associazioni forse vengono ostacolate, svolgono in maniera libera qualsiasi manifestazione, anzi, e c'è un supporto pieno da parte dell'amministrazione e delle istituzioni locali nello svolgimento di queste manifestazioni. Quindi io non comprendo perché andare contro a un regolamento che chiarisce diciamo appunto che cosa presentare, che cosa appunto portare al comune in maniera, lo dico in maniera molto elementare, per svolgere l'evento. Perché faccio un esempio: presentare un'occupazione di suolo pubblico 2 giorni prima o il giorno stesso per il giorno stesso, guardate che ci sta qualcosa che non quadra, perché io per fare l'occupazione di suolo pubblico, per esempio, devo fare l'ordinanza,
ci sta l'ordinanza, devo liberare il parcheggio o il parcheggio, l'area destinata all'evento, quindi cioè il giorno per il giorno, cioè non è che si può indurre, quindi ci vogliono che 20 giorni prima mi dice: senti, voglio fare la manifestazione in piazza e mi serve la piazza, uno mi devi fare l'ordinanza perché devo avvisare i cittadini di San Cipriano che non potranno parcheggiare in piazza, non potranno sostare in piazza, non potranno transitare in piazza, si deve avvisare la sita, si deve, quindi non è che si può fare la scia la mattina per la mattina dell'evento, quindi il comune deve essere anche messo diciamo in condizione di poter far svolgere la manifestazione in maniera corretta e che tutti gli organi competenti nella materia dello svolgimento della manifestazione siano in grado di tutelare non solo coloro che organizzano la manifestazione e coloro che parteciperanno alla manifestazione, ma anche coloro che non parteciperanno, perché ci sono persone che devono tornare a casa, ci sono i soccorsi che devono arrivare nelle abitazioni di dove si svolge la manifestazione. Noi l'unico spazio che teniamo diciamo tra virgolette liberi da questi problemi è Parco Madonna del Carmelo, possiamo dire che è uno spazio diciamo più agevole per le manifestazioni, ma tutti gli altri noi dobbiamo tener conto ed equilibrare gli interessi tra quelli della manifestazione ma anche gli interessi pubblici degli altri cittadini. Quindi detto questo, io non capisco l'appunto, perché se ci fosse stato un precedente dove l'amministrazione avesse ostacolato attraverso diciamo le norme lo svolgimento di una manifestazione, io sembra che tutte le associazioni di San Cipriano, tutti gli enti parrocchiali, tutte le parrocchie, tutte hanno svolto tutte le manifestazioni possibili e immaginabili. Secondo me San Cipriano è la più festaiola di tutti i picentini. Cioè anche in periodi difficili abbiamo fatto durante il Covid, la Prologo è l'unica Prologo dei picentini, secondo me siamo stati a San Cipriano, durante il Covid è stato l'unico territorio, l'unico comune a svolgere una manifestazione in piazza. Contavamo le persone che entravano, facevamo l'accesso diciamo calibrato, quindi e in tutto questo c'è stato sempre l'appoggio dell'amministrazione, quindi io rimango sbalordita dalle parole che mi vengono dette per una semplice proposta di regolamento, quindi di regolamentazione di eventi di pubblici spettacoli, intrattenimento e manifestazioni temporanee. Chiedo comunque l'approvazione io. Replica. Allora, sindaca, forse lei non riesce a recepire la domanda, perché io chiedo A e lei mi risponde B. Io non ho detto che questa amministrazione non fa fare le manifestazioni o qualche associazione non ha fatto o eseguito la propria manifestazione. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto così: voi oggi state approvando un regolamento, o fate finta di non capire, state approvando una modifica a un regolamento che praticamente riguarda un reflusso campus universitario, articolo 4. Oggi, domani mattina, viene un pinco pallino e ti dice: tu mi hai detto prima si rimanda l'articolo 8 alle leggi nazionali, viene un pinco pallino dove tu oggi hai approvato questo regolamento che mi dice che la scia si deve fare 20 giorni prima, il pinco pallino ti dice che l'articolo 76, io presento la scia e faccio rimanere mattina la manifestazione. Pertanto tu mi devi rispondere su questo. Perché non è adeguato questo? L'occupazione di suolo pubblico, quando tu presenti la scia, si fa prima. Quando si presenta la scia si allega l'occupazione di suolo pubblico. Pertanto, quando io presento la scia, che è il titolo abilitante, per chi non lo sa, perché voi non fate i tecnici, quando si presenta la scia deve essere correlata all'occupazione di suolo pubblico, già pagato e tutto quanto. Pertanto, è un'altra cosa, state parlando di altro, di patate fritte. Io vi sto dicendo, oggi voi approvate un regolamento, perché la scia deve partire 20 giorni dopo? Tu me lo devi spiegare, se l'articolo 8 rimanda all'articolo 76. Non è che se hai autorizzato o non hai autorizzato cosa. Oggi stai dicendo che c'è una normativa superiore che è uscita a luglio. Tu perché sei adeguante e non la adegui pure questa? Ma perché quello quello scade a dicembre. Cioè, quindi fin quando non avremo una nuova deroga, io faccio il regolamento e poi man mano si adegua, si applicherà la norma. Se il governo domani mattina si sveglia e dice: io non voglio niente più, fate gli spettacoli e fate il regolamento, non è valido più. Il governo, l'unica deroga che ha fatto all'articolo 76 riguarda che da 1000 persone ha riportato a 2000 persone, quella è la deroga, non se la scia deve partire. Tu stai adeguando un regolamento non a norma di legge. La scia, se mettono a 200 persone o a 10.000 persone, deve iniziare sempre il giorno dell'inizio dell'attività. E l'associazione Pinco Pallini di San Cipriano Picentino, perché è da cominciare dopo 20 giorni, se la normativa dice in questo modo? Allora sto dicendo,
Voi dite che alle 24 deve finire, non è una deroga. L'articolo 76 dice che si parte alle 8 fino all'una di notte. Quale vale, questo o questo? L'articolo 70. E se tu stai adeguando questo regolamento? Ma scade a dicembre solo i 2000 persone, non scade a dicembre l'una di notte o scade a dicembre che la scia deve essere praticamente operativa dal momento che si presenta. La deroga è solo sui numeri degli avventori, che la Meloni può dire. L'articolo 76, dai 2000 persone vanno a 100 persone o a 3000 persone, non è che sull'orario e non sulla validità della scia. Poi voi dite che va bene così, questo è italiano. Allora, togliendo il fatto che sta nell'autonomia anche del comune di decidere di far terminare la festa. Ma non tiene autonomia, perché vale l'articolo, come hai detto tu, vale la legge nazionale, non vale tu quello che dici. Quindi tu mi stai dicendo che tu decidi domani mattina di fare una festa in piazza, mi presenti la scia e vai a fare la festa in piazza. Io faccio ti sto la domanda. Dicendo che no, mi devi rispondere su questa domanda qua, perché parliamo del fatto concreto. Ti sto rispondendo, se comprendi. Io domani mattina faccio un'associazione. Vengo al comune e ti chiedo l'occupazione di suolo pubblico di quella piazza. Tu me la concedi oppure mi devi dire quali sono i motivi ostativi? Mi dice io te la concedo dal, ok? Perché io ti devo indicare, pago se, oppure fai il patrocinio gratuito come fai a tutte le associazioni. Mi fai il patrocinio gratuito, io prendo la delibera o il pagamento, lo allego alla sci e parto. Tu mi stai dicendo un'altra cosa. La scia va presentata quando io tengo l'occupazione di suolo pubblico, però quando io tengo l'occupazione di suolo pubblico la scia parte dal giorno che io presento la scia e monto il palco, monto gli allestimenti, non che devo aspettare 20 giorni, questo dice la legge nazionale, quello ti sto dicendo, ma non è che tu mi dici io vengo qua domani mattina, voglio fare la festa in piazza, dico domani mattina inizia la festa in piazza, non funziona così, perché là la scia, come lo sanno gli assessori Amato e l'assessore che la fanno, la scia, conoscono la materia, la scia va corredata di tutto, se no è inefficace, o no? Io ti sto dicendo, essendo che l'articolo 8 va a questo, perché non modificare questo così come la legge? I 2000 persone rimangono 200, come hai descritto tu. Questo è quello che io mi sento, poi tu fai quello che vuoi. No, ma io non è che faccio, veramente, io non trovo proprio il motivo, lo sai perché? Perché l'articolo 8 ricamerà, faccio un esempio, se la Meloni dopo dicembre decide di modificare, di portare da 2000 a 5000, si applicherà quella della Meloni, lo dice l'articolo 8. Sì. Quindi non è che io mi modifico fino a 2000 no. E quindi, cioè, secondo me la modifica che la Meloni non cambia, perché quella è per lì, che la scia vale dal giorno di presentazione e che l'orario è dalle 8 all'una. Poi la capienza della piazza che può modificare la Meloni, voglio dire che quella è una cosa che va come la legge. Ma questa qua, se noi domani mattina approviamo questo regolamento e viene un primo fesso, dice scusate, ma qua fino alle 24, ma io posso stare fino all'una. Non è che questa è una modifica che la Meloni può fare. La modifica la noi. Meloni è solo sul numero di persone. E la possiamo fare noi questa però sul 24. Chi voglio far smettere la musica alle 24? La possiamo fare noi. Che tu vuoi far smettere la musica alle 24? E tu mia, è via fino alle 24. Vabbè, allora significa tu, ma posso dire l'una 24. Cioè. Io ti posso dire che se l'associazione te la impugni, di che vale la legge nazionale, non vale quello che dici tu. Ma vale la legge nazionale, te lo sto dicendo stesso io. Cioè, e allora che scrive a fare 24 se la legge nazionale dice l'una? Ma perché? No, allora, per quanto riguarda l'orario è in base al regolamento, per tutto il resto si applica, in caso di contrasto tra le presenti disposizioni e altre, si applica il criterio della successione delle norme, della gerarchia delle norme e del criterio di specialità. Vabbè, cioè, ok. È chiaro. Per me è molto chiaro. E perciò, stai tranquillo, stai sereno. No, ma io stiamo molto tranquilli. Siete voi che non sapevate le procedure. Che ci voleva piani di sicurezza, ci voleva arma con piani di evacuazione forse. Ma per che cosa stai parlando adesso? No, io sono stato... Per quale mi hanno detto che bisognava fare un piano di sicurezza per la festa di San Francisco. Cosa che non era bisogno, non ci vuole. Ma io te l'ho chiesto. No. Chi? L'assessore Ferri, in una riunione, dice qua ci vuole il piano di sicurezza. Certo, non è aggiornata l'assessore Ferri. Ci vuole il piano di sicurezza. Ci vuole la scia. Ci vuole la scia. Allora. Ci vuole la scia. Allora, dipende se si è corretti nel dire le cose per quelle che sono o se si vogliono mascherare. Sì. Perché quando si è parlato di una proposta di un gruppo che aveva un seguito reale e poi invece si è dimezzato nelle carte ufficiali, allora si assume la responsabilità chi realmente può fare la dichiarazione.
Però io ho fatto quella esternazione quando, nella sincerità dei rapporti, si parlava di un gruppo che aveva ma un seguito. Ma perché tu sei Biagio, quante persone porti? No, rispondi. Mi sembra che non stavamo parlando di Biagio. E io ti sto dicendo, perché tu sei Biagio. Quella seduta non la seduta del 6, la... tu sai quando è? Le dichiarazioni per no, un altro no, contesto. No, io ti sto dicendo. Le mie dichiarazioni qualora seduta... la piazza può prevedere massimo 1700 persone, perché praticamente i metri quadrati che esistono... Stai cambiando non argomento, che... non è la capienza no. della piazza, ma il piano sicurezza. Stai piano... cambiando argomento. Io ti sto dicendo che il piano di sicurezza fino a 2000 persone non ci può. Perfetto. Se no, leggi le carte meglio. Ma forse allora il problema di comprensione... No, e tu mi hai detto che ci vogliono 2000 persone. No, colleghi, perché... Colleghi, ti ripeto... Rimaniamo nei... No, voglio no, ripetere... Allora, no, ma scusa... un po' i toni. No, cioè, allora, Presidente, ma io... Purtroppo la pazienza mia sta andando dopo 6 anni segretario, di tutto quello che è successo ormai sta arrivando al limite della pazienza, perché siccome diciamo si parla sul territorio di cose inesatte e quando uno ha l'onestà intellettuale è una cosa, quando uno vuole, qualcuno vuole parlare di altro è un altro, è un'altra cosa, perché poi si va dicendo che noi, voi mi conoscete bene, che io sono vendicativa, poi si va dicendo sul territorio che noi quasi quasi non volevamo autorizzare la festa di Campigliano perché c'è il consigliere Sica all'interno che si sta occupando della festa. Il consigliere Sica fa parte del comitato festa da 3 anni, del presunto comitato festa che non è realmente costituito. Io faccio parte del comitato festa da 25 anni. Da 25 anni, da sempre quindi. Perfetto. Quindi non ho capito qual è la differenza che tra oggi e ieri. Logicamente tra oggi, la differenza è che oggi c'è un evento diciamo di un certo spessore e sono cambiate le normative dopo i fatti di Torino e via dicendo, e prima invece questa normativa non esisteva. Logicamente se poi si accusa che dice no, quello vogliono fare il sindaco e l'assessore, vogliono fare ostruzionismo politico al consigliere Sic, rammento a me, segretario, io mi rammento perché mi voglio ricordare che il consigliere Sica mi ha denunciato penalmente. È fatto opposizione all'archiviazione delle mie, della mia situazione, si è opposto e ha perso, ma ha fatto un manifesto contro dove pubblicamente diceva che io avessi spostato un magistrato per avere l'archiviazione. Non solo questo, logicamente tutto questo era architettato insieme ad Aievoli, perché la moglie di Aievoli era l'avvocato del consigliere Sica. In tutto questo io ho ottenuto la capacità in 5 anni di svolgere il mio ruolo di sindaco, di mettere da parte le mie vicende personali, e di svolgere il mio ruolo di sindaco super partes. Cioè il consigliere Sica, che è il più grande imprenditore del territorio, e guardate già un consigliere che è il più grande imprenditore del territorio, che ci sta, che conflitto ci sta, non ha avuto mai, mai una ripercussione dalla sottoscritta, mai. Perché io so distinguere il mio ruolo istituzionale dai miei fatti personali. Quindi oggi mi dovrei sporcare io personalmente per una festa parrocchiale, perché ci sta Sica all'interno. Sica è stato sconfitta alle elezioni, ha perso i ricorsi, ha perso la cosa. Sinceramente non mi può preoccupare se finalmente dopo anni si vuole preoccupare della propria comunità e vuole fare vita sociale. Anzi, io ti dico che sono contenta che finalmente ti occupi della comunità di Campigliano e pratichi la comunità di Campigliano, fai un po' di vita sociale. A me fa soltanto piacere. Detto questo, il mio compito. Lo devi spiegare ai tuoi concittadini di Campigliano. Il mio compito, io non devo spiegare non niente. Io non devo spiegare niente. Sì. Il mio operato, di me, parla il mio operato. Però non devi fare il monologo, perché quando, no, tu parli, quando tu perché vuoi fare tu il monologo... insinui, e io mi sono stancata, no, io mi sono stancata dell'insinuazione. Sindaca, lei è stata denunciata, e un magistrato ha chiesto il via giudizio. Vedi un no, po', no, no, il PM vedi non un ha po', il dottore Cantarella ha chiesto il rinvio a giudizio per la sua denuncia penale, e se ci sta anche il maresciallo, se sto dice perché lei ha detto... che la Aievoli, la moglie di Aievoli, lei ha detto il falso, se poi ci sono gli estremi io la denuncio pure, perché lei sta insinuando che denuncia la moglie di Aievoli e il mio avvocato nel procedimento, tutto falso, il mio avvocato si chiama Gennaro Lepre, no, lei è tutto falso, pertanto voglio dire, lei sta dicendo solo il falso.
un magistrato, dottor Cantarella, ha praticamente chiesto il rinvio a giudizio, poi è stato cambiato il magistrato, dottoressa Dalitto, che ha chiesto l'archiviazione. Quando io ho fatto quel manifesto ed è stato denunciato dai tuoi parenti, sono stato archiviato, perché in quel manifesto c'era scritta la verità. Questo non lo dici alla cittadinanza. Io ho fatto un manifesto dove ti ho accusato, mi avete denunciato i tuoi familiari, io sono stato archiviato, ok? Se no te la mando domani mattina la PEC. Tu dici le cose a metà, e poi se la festa di San Francesco a stamattina il comune non ha fatto nemmeno un atto, la provincia ci ha autorizzato la chiusura della strada, ci ha chiesto le luminari, neanche le luminari avete autorizzato fino a stamattina. Dove sta l'autorizzazione delle luminari fino a stamattina? Voi volete parlare ancora? Lo dovete spiegare alla gente di Campiglianti quello che state facendo, non a me. Ma che stai veramente? Possiamo tornare? Dove sta l'autorizzazione delle luminari? Ma io non le, mica le faccio io, l'ufficio te. E noi forse il tuo ufficio non l'ha fatto. Perdonatemi. Allora, ora stiamo alzando troppo i toni. Allora, mi sto parlando in maniera calma. Un attimo all'argomento, all'ordine del giorno. Allora, Possiamo chiudere? Scusa, Francesco, tutto il rispetto. 30 secondi. No, togliendo tutto il rispetto. Lei è un po' confuso. No, io non sono confuso. Allora, io le idee molto chiare. Allora, il suo avvocato non era l'avvocato del procedimento Francesca La Rocca, era un avvocato a parte, teneva l'avvocato a parte. Ah, ok, allora lei ha detto il falso prima. No, io ho detto lei ha detto che la mia avvocata era l'avvocato della moglie di Gennaro. Quando è un falso. Sta alla televisione, sta pubblicamente. Sì, ha detto il falso. Sì. Okay. Sta infatti registrato, io parlo bene in italiano, okay. Fortunatamente. Vabbè. Detto dopo questo, prendiamo le registrazioni. Io Cantarella non ha chiesto nessun rinvio a giudizio, non ha avuto mai un rinvio a giudizio, ha avuto sempre richiesta di archiviazione. Detto questo, ti sto ripetendo che io, nonostante tutte queste vicende dove io non c'entravo personalmente niente, tu eri il tecnico della sorella di Francesco Barra, quindi conoscevi bene la vicenda dal 2015 insieme a Gennaro Aievoli, quindi era tutto inquadrato. Allora, sindaco, forse ti manca. Io sono il tecnico della signora Barra in sanatoria, non sapevo il 2015. Detto ho questo, fatto il 2022. Perdonatemi. Adesso basta. No, voglio ripetere che io. Però no, stiamo andando fuori argomento. No, non è questo l'argomento di discussione. Possiamo andare avanti. Però io non ci sto al fatto che l'amministrazione venga macchiata di questa diciamo situazione, sinceramente, che viene passato il messaggio che noi, dopo tanti anni che abbiamo fatto manifestazioni su tutto il territorio, cioè la mia parrocchia, sinceramente, dove non ci sono stati mai problemi, io oggi devo essere tacciata che voglio ostacolare la manifestazione perché ci sta Luigi Sica. A me questo mi dà molto fastidio e come amministrazione non possiamo far passare. E te lo dimostrerò se qualcuno ha detto perché ci sta Luigi Sica, non si fa la manifestazione. Poi te lo dimostrerò. Quando vieni me lo dimostri, se sono io a aver detto queste parole. E qualcun altro l'ha detto. Me lo verrei a dire. Allora, un attimo. Ma non insinuare, è qualcuno dell'amministrazione. Oggi ti chiedo se queste parole sono qualcuno dell'amministrazione. No. Detto qualcuno dell'amministrazione. E allora non scambiare le cose. Perché io difendo l'amministrazione, io parlo per nome dell'amministrazione. L'ha detto qualcuno nella tua stanza. Segretaria, prendete atto, io lo denuncio in questo momento. Sì, ti denuncio proprio in questo momento. Nella mia stanza, vedi come dici? Dici bene le parole. Sì. Qualcuno ha detto nella mia stanza, puoi anche denunciare. Stavolta ma mi sono stancata. Va bene, ci possiamo dire in tribunale. Ma mi sono stancata. Ha chiesto di parlare l'assessore Zoccola. Dice sindaco. Giusto per tornare sull'argomento che è all'ordine del giorno, il regolamento ha l'unico obiettivo di garantire la sicurezza e la migliore organizzazione degli eventi. È il fatto stesso che nel tuo intervento hai detto che il tecnico che fa la scia va a stimare il numero, però non VOMAG, significa che in qualche modo mi stai dicendo che quel dato potrebbe essere non veritiero. A noi invece ci interessa di garantire la sicurezza sul territorio, sì per chi fa manifestazioni, sì per chi partecipa, sì per tutti la restante parte della popolazione che vive il nostro territorio. L'unico obiettivo è quello. Perfetto. Noi vogliamo approvare il regolamento per garantire la sicurezza di tutti e a vantaggio di tutti. Poi se da qui a poco amma modifica, siamo aperti a tutto, però l'obiettivo è l'unico, è questo qua. Andiamo a stare tranquilli.
quando allora, si fanno in manifestazione con potere di dono. Giusto per chiarire, nella scia dove si indicano le persone, se un'organizzazione, un'organizzazione seria, come il Comitato Parrocchiale di Scampigliano, ha dato incarico. Non fa il mago, no. E quindi va a stimare 1.900. No. Se arrivano 4.000, mi crea il problema. No, Luigi, non entra, me lo crea il problema. Non entrano nella piazza. Intanto arrivano sul territorio automobili per 4.000 persone, dobbiamo avere i parcheggi adeguati. Nostalgia 90. Arrivano persone che vogliono 46, entrare. Nostalgia 90. Ha fatto 46 manifestazioni. Nella provincia di Salerno l'unico problema per 2000 è solo questo. Persone. Come vai a allora per piacere a regolamentare assessore, vice anche il flusso delle persone all'interno dell'area dedicata alla manifestazione quando arriva gente che magari spinge, non hai le vichi dei fuochi, cioè sono cose che vanno studiate, è una questione a garanzia della sicurezza, noi vai non ne dobbiamo passare. Allora ha chiesto di parlare anche l'assessore Ferro. Sì, volevo rispondere al consigliere Sica che il senso di responsabilità dovrebbe prevalere su tutte le altre vicende, personali, politiche, via dicendo. Lei ha citato una riunione di un comitato che sa bene che non esiste, non è mai stato riconosciuto in forma giuridica, quindi penso che lei stia facendo affermazioni per conto del parroco, che è l'unico ente costituito. No. E quindi la richiesta delle luminarie a nome di chi è stata fatta? A nome del parroco. Ah, e quindi è stato lui a investire. Io sto dicendo che oggi la provincia ha autorizzato le luminarie sulla provincia. Ah, sta cambiando il discorso. No, io le chiede... ho detto che la provincia di Salerno ha autorizzato le luminarie richieste, sì, dall'azienda che sta mettendo le luminarie. E oggi il comune non c'è il problema. Gliel'ha riferito il parroco di questa cosa che me non ha avuto. Me l'ha detto quello delle luminarie stamattina. Ah, ok, quindi ha contatti con lei. Quindi stesso lei sta dimostrando che abbiamo tutti l'interesse di fare questa festa sul territorio. Ma lo spero. Le voglio ricordare che in 25 anni, anche se lei non ha avuto il senso di appartenenza, la mia famiglia, mio padre, come quest'anno, anche tutti mio gli padre. Anni precedenti, ma appunto, anche mio padre. Penso che suo padre. Ma anche mio padre, sì, tanto sì. È inutile che il senso di appartenenza non si fa. No, dico mio padre anche quest'anno sta facendo le stesse cose che ha fatto per 25 ma anni. Ma io non ho fatto quindi polemica, lo spirito di opposizione che lei vorrebbe far trasparire da questa cosa, qual è? Cioè io sto remando pure contro mio padre, contro mio fratello, che contro me stessa. Io le ho fatto appunto, essendo che è stato tirato in mezzo questa cosa, io ti ho detto che gli enti sovrapposti, sì, hanno autorizzato la chiusura della strada provinciale. E quindi lei sta leggendo questo dato come un'opposizione. Stamattina mi ha chiamato l'impresa delle luminarie, mettilo a verbale, sì, che ancora stamattina non aveva l'autorizzazione, licenza SICA da parte del comune. E quindi non ha montato le luminarie. Le sta montando. Ah, senza autorizzazione. Perché se non le stesse allora, la festa non senza si autorizzazione. Voglio dire solo una cosa, mi hanno riferito che neanche le giostre che tu limieri domani mattina farà richiesta si possono mettere di fronte al Barosi, perché è un problema di sicurezza. Le giostre, voglio ricordare alla sindaca, forse probabilmente si dimentica, sono state sempre nel terreno di Trur, non era fronte provinciale? Non era fronte provinciale. E le giostre vogliamo negare ai bambini, le sì, giostre? Sì, sì. Prendetevi sì. Le conseguenze. Ma tu veramente stai, io te lo giuro, veramente, io devo tenere una pazienza nei tuoi confronti, perché mi rendo conto che tu hai un problema psicologico nei miei confronti. Prima o poi ti dovrà passare, no, veramente. Sonia, c'è un supporto, veramente, cioè abbiamo una buona psicologa, veramente. Assolutamente no. Tu allora, hai un problema, credimi, veramente. Assolutamente no. Io se, non so, prima o volevo poi vincere, passerà, se volevo vincere queste elezioni, prima o poi e avevo vinto per 700, avevo fatto l'accordo con Aiem, le avevo mandato a casa. Va bene, sì, 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 sì. Va che bene. La somma fa sempre un risultato. Il 32%. Significa che nel paese siete minoranza. Certo, siamo bene. Per piacere, per piacere. Andiamo avanti. Allora, possiamo chiudere Stella. Il punto? Possiamo chiudere e il se punto? E sei dovuto dimettere il sindaco, il sindaco per farti fare il consigliere, perché non sei uscito. Sono il primo eletto, sono il primo eletto. Per piacere, per cara piacere. Sonia Alfano, sono il primo eletto. Possiamo passare alle votazioni. Allora, ripeto, si vota l'approvazione per il regolamento. Sindaca. Si vota l'approvazione per il regolamento per l'effettuazione dei pubblici spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni temporanee. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Immediata esecutività sulle stesse posizioni. Sì. Passiamo all'ottavo punto,
Stemma Gonfalone e sigillo. Integrazione articolo 5 dello Statuto Comunale, provvedimenti. Non è che si... No, lo statuto. L'acquisizione non ci sa. Non sarà da qua. Non viene troppo da ridere, scusate. Oddio. Forse ce l'hai tu. Ce l'ho già io. Ah, sì. Allora. Allora, purtroppo nell'ultimo periodo... abbiamo avuto il problema che molte interrogazioni pure esposti, molti i consiglieri comunali usassero carta intestata del comune, però non specificando poi il gruppo di appartenenza, cioè se di minoranza o di maggioranza. Mi dite voi perché? Perché abbiamo avuto due consiglieri comunali che hanno effettuato un esposto a enti sovracomunali e mi sono trovata a essere chiamata io telefonicamente, dice: sindaco, ci avete chiesto un sopralluogo urgente da venire a fare sul territorio e quindi stiamo venendo. Io non ero neanche a conoscenza, perché non eravamo noi aver chiesto questo sopralluogo, e quindi si era indotto l'ente superiore ad errore, perché logicamente se si vede che viene scritto da un gruppo di minoranza si capisce anche che può essere un problema politico. Se viene scritto invece dal sindaco o da un assessore e viene chiesto un intervento urgente perché c'è un problema, significa di sicurezza e via dicendo. Abbiamo fatto anche un approfondimento e c'è proprio delle varie richieste fatte di pareri fatte al Ministero dell'Interno, dove dice appunto che i gruppi consiliari, i consiglieri comunali possono utilizzare la carta intestata e lo stemma, però dovrebbe avvenire con cautela necessaria ed evitare la strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti. Quindi per noi proprio questo c'è stata ambiguità e abbiamo indotto in errore l'ente sovracomunale. Logicamente vi dico questo, l'ente sovracomunale comunque è venuto, ha fatto i controlli, ha trovato tutto a posto, però siccome si utilizza lo stemma del comune, la carta intestata del comune, e non si specifica anche oggi, questa sera, se tu noti anche nella nota, non si specificano neanche i consiglieri che sono consiglieri di minoranza oppure di maggioranza, o quantomeno scrivere il gruppo di appartenenza. In alcune interrogazioni addirittura abbiamo avuto difficoltà a capire chi avesse firmato, i consiglieri comunali e poi sotto due firme. E quindi gli uffici si sono dovuti persino accertare di chi fossero i due firmatari. Quindi vogliamo andare a specificare nello statuto, come appunto nei vari pareri del Ministero hanno evidenziato, che lo statuto deve riportare l'utilizzo dello stemma del comune ma anche della carta intestata. Abbiamo voluto andare a specificare appunto nel nostro statuto e modificare, appunto aggiungere all'articolo 5 dello statuto comunale che questo diciamo paragrafo, comma, l'utilizzo dello stemma da parte del consigliere comunale è limitata all'esercizio del munus istituzionale di cui investite, ed è opportuno che sulla carta intestata sia prevista, insieme allo stemma comunale, la contemporanea presenza del nominativo del consigliere, del simbolo del gruppo a cui appartiene e la specifica indicazione gruppo consigliare di maggioranza o di minoranza. Ogni eventuale denuncia o esposta a enti sovracomunale da parte del consigliere comunale deve essere obbligatoriamente inoltrato per conoscenza al protocollo dell'ente, se utilizzata logicamente la carta intestata. Quindi noi vogliamo aggiungere questo allo statuto del nostro ente, in modo da far sì che non ci sia quello che appunto poi la norma prevede, ambiguità quando viene fatto richiesta a enti superiori o esposti ad enti superiori, perché noi ci siamo ritrovati questa situazione molto molto per me grave, perché far passare che il sindaco si fa l'esposto a se stesso è qualcosa di grave. Poi sono venuta a fare il controllo, hanno trovato tutto a posto, è soltanto motivo di orgoglio da parte
parte nostra, però secondo me è modo da normare. Purtroppo mi dispiace dirlo che questo lo fa molto spesso Aievoli, non è molto diciamo propenso nel rispetto, forse restia a scrivere consigliere di minoranza, ma è un onore anche fare quello, secondo me. Quindi noi proponiamo l'approvazione di questa modifica dello statuto. Presidente, per cortesia, mi può passare il carteggio, che non c'ho un attimo questo. Questo qua non faceva parte. La modifica? No, no, i pareri ce li puoi già, questi sono i pareri del Ministero. Sta nella nota. Sta nella prima parte. Sta nella copertina, è la prima pagina interna. Allora, prego. Posso? Certo. Allora, anche qui mi sembra una forzatura da parte dell'amministrazione, che giusto per far capire, noi possiamo utilizzare la carta intestata del comune, perché siamo consiglieri comunali, indicare il gruppo di appartenenza, indicare il gruppo di minoranza, maggioranza, poca importa, ma lo voglio dire, mi sembra molto molto, voglio dire, non diciamo al limite della legge, che ogni eventuale, io leggo la proposta, ogni eventuale denuncia o esposto ad enti sovracomunali da parte di un consigliere comunale, anche di minoranza, deve essere obbligatoriamente inoltrato per conoscenze al protocollo dell'ente. Se si usa la carta intestata, sì. Vabbè, ma dobbiamo specificarlo. L'ho detto nella... nella proposta scritta. Ho detto, se si usa la carta intestata. Allora, al di là se si usa... Allora, se si usa la carta intestata, che lo dovete aggiungere a questa proposta, voglio dire, può essere una mediazione, perché io consigliere comunale che voglio fare un esposto alla provincia o alla regione non sono tenuto a dare comunicazione all'amministrazione, vedi che io ti sto facendo un esposto, ti mando lo esposto per conoscenza, perché secondo me il funzionamento dell'ufficio tecnico o qualsiasi altra cosa, l'ufficio tributi può andare cioè a queste carenze, a queste cose, cioè io non penso che un consigliere comunale ha questo dovere di, che deve comunicarlo all'ente ogni esposto denuncia. Pensi che, voglio dire, in allora nessun se comune... si usa la carta intestata, se si usa la carta intestata sicuramente sì, perché un esposto, allora è come se l'ente facesse un esposto a se stesso. Voi guardate il logo del comune, io non so come spiegarlo più, quel simbolo del comune rappresenta un ente, in questo caso è come se io, Sonia Alfano, mi vado a fare l'esposto a me stesso. Voi come consiglieri comunali potete fare qualsiasi tipo di esposto. E te l'ho detto di sì, ti ho detto che aggiungiamo il fatto con carta intestata. Poi tu puoi fare qualsiasi denuncia, sta tranquillo, puoi denunciarci. No, ma voglio dire, tu come l'hai scritto tu, vuoi essere una monarca? La monarchia è finita. Vedi che io nella proposta l'ho aggiunto, nella proposta. Dopo nelle carte non ci sta scritto. Sulle carte non ci sta, ma nella proposta quando l'ho letto l'ho aggiunto, quindi verrà riportata nella... Sì. Va bene. Perché segretà... Questo ha un senso se io metto solo il simbolo del comune, ma se io gli metto il simbolo del comune e metto gruppo di minoranza, Pinco Pallino, io mi sto identificando in Pinco Pallino, gruppo di minoranza, faccio l'esposto dove voglio io, perché mi devi dire, se io faccio l'esposto e trasgredisco questa norma, che significa? Che l'ente sovracomunale non prende... Chiaramente è una norma comportamentale, qua non c'è nessuna sanzione per il... Però se viene disciplinata l'amministrazione... Però mi sembra che se l'organo di minoranza è un organo di controllo, tra virgolette, io non è che devo avvisare la maggioranza, guardate che secondo me questa cosa non va bene. Ma dopo come ci arriva, sta tranquillo. Non è un avviso, è solo E se io te lo protocollo al protocollo, che ti sto facendo? Ma scusami, se tu fai, io ho sottoscritto consiglieri di minoranza del gruppo, senza usare la carta intestata... Perché l'abuso, dici tu, non devi creare ambiguità. L'abuso sta nel... L'ambiguità, se io metto il gruppo consigliare, non ci sta più ambiguità. Allora, ma non viene messa. Si utilizza lo stemma del gruppo. Stemma è gruppo consigliare di minoranza, Pinco Palline. Io te l'ho fatta una premessa. È chiaro che se metto sullo stemma non posso fare così. Perché sto inducendo chi è. Cioè la provincia, la regione, può anche sapere se sono minoranza o maggioranza. Con l'ufficio
Vabbè, mettiamo così come la modifica, per me va bene. La carta intestata. Quindi viene votato all'unanimità a questo punto. No, io mi astengo, segretario. La voterò quando sarò maggioranza. Carta intestata. Vuole aggiungere all'ultimo carta intestata. Con l'utilizzo di carta intestata. Volete scriverla sotto? Ho scritto carta intestata solamente. Tanto viene riportato. Io già nella dichiarazione l'ho detta. Comunque, giusto per dire. Quindi passiamo ai voti con la modifica proposta dal consigliere Sica. Favorevoli? 9. Astenuti? Contrari? Non ho capito, tutti favorevoli? Astenuto. Ok. Immediata esecutività sulle stesse posizioni. No, non è norma. Se volete dichiarare la No, segreto, non è un problema. No, anche perché questo poi va pubblicato. È un modus, sì. Va pubblicato pure su Book. Ok, va bene. Allora, noi chiediamo solamente, io lo posso dire ufficialmente alla minoranza, di quando scrivere, di specificare chi scrive nella lettera, perché molto spesso, come vi ho detto, non vengono manco menzionati i consiglieri comunali. Logicamente al comune sappiamo che siamo di minoranza, non è che occorre specificare, ma almeno scrivere nel testo della lettera i sottoscritti consiglieri comunali Luigia Di Martino e Mafalda Ferro chiedono almeno questo, perché delle volte dobbiamo interpretare anche le firme e capire chi ha firmato l'interrogazione e l'ufficio va a problemi, perché a me segretario non scrive nessuno, quindi chiedono solo a voi, agli uffici. Ok, passiamo al nono punto all'ordine del giorno. Tratto stradale via Salita del Bosco, accettazione volontà di donazione signori Marmo provvedimenti. Sì, lo chiediamo, vabbè. Interviene l'assessore Amato. Allora, si prende atto di accettare, al fine dell'acquisizione al patrimonio disponibile dell'ente, la volontà di donazione di una serie di particelle o meglio specificati in atti, ricadente nella sede stradale denominata via Salita del Bosco, per intenderci il tratto stradale che collega Campigliano a Filetta. È pervenuta una nota il 28/3/2024 al protocollo, dove i signori Marmo Valeria, Marmo Carlo, Marmo Fabrizio, Marmo Francesca Rosa, Marmo Rosa e Marmo Silvia manifestano la volontà di donare questo tratto di strada che è rimasto sempre di loro proprietà e non è mai stato espropriato. Con questa acquisizione mettiamo anche l'ente in condizione di partecipare anche dei finanziamenti pubblici, perché la strada diventerà pubblica. Un'altra c'è stata anche un'altra richiesta da parte della famiglia, dato che donano questa strada a costo zero, di intitolare la strada a via Baroni Marmo di San Rufo. Se il consiglio è d'accordo, mettiamo i voti. Interventi? Possiamo passare alle votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Mica serve, no? No. Sì, serve per... Sì, il tratto iniziale di Salita del Bosco, questa... Salita del Bosco. Per nostra volta, per non cambiare i documenti. Un tratto iniziale che rimane così. Sì, sì. Finale abitazioni, per non cambiare i documenti. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, acquisizione diritto livellario su tratta stradale di via Procenzano, via Marchisiello, provvedimenti, di nuovo parola all'assessore Amato. Allora, anche qui acquisiamo un tratto di strada che alla fine c'è stato sempre il passaggio da parte dei cittadini, e però andiamo a risolvere un problema al rione di Procenzano. Mi spiego meglio. Rione Procenzano sarebbe la parte che sta sotto Vignale, ha un problema di sicurezza perché l'unico accesso attuale è sotto l'arco di via Procenzano, che consente sicuramente il passaggio pedonale, però è limitato il passaggio carrabile e in più non passano i mezzi di soccorso. Abbiamo avuto la disponibilità dei proprietari Elia Rosina e Elia Giacomo, che ringrazio, che, con i quali è stato raggiunto una cessione bonaria del tratto di strada che sta sopra il rione di
via Procenzano e sarebbe il tratto che collega via Procenzano a via Marchisiello, dove loro cedono questo tratto di strada e in più un altro tratto di strada di proprietà, in questo caso del condominio di via Procenzano 31, se non sbaglio, dove i condomini hanno dato la disponibilità a cedere gratuitamente quest'altro collegamento. Anche qui acquisiamo al patrimonio dell'ente le particelle di questa strada, tranne che per solo per quanto riguarda Elia non acquisiamo la proprietà, ma acquisiamo il diritto, il livellario, perché qui c'è poi un discorso da fare con la parrocchia da perfezionare. Questo ci consentirà di mettere in sicurezza la strada, di illuminare definitivamente la strada di via Procenzano e di rendere più sicuro tutto il rione di via Procenzano, perché potranno accedervi tranquillamente i mezzi di soccorso. Interventi? Passiamo alle votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche qua diamo immediata esecutività? Non c'è bisogno? Non è stato rappresentato l'ufficio. Va bene, non so scritto. Possiamo chiudere allora la seduta, sì, del Consiglio Comunale? Alle 20:21 si chiude, grazie. Buonasera a tutti.